C'è qualche precisazione in più. Allora, l'idea di grosso, ottima idea, benissimo, l'idea che è sul tavolo da fuoco, ovviamente il piatto del Renali è un piatto interessante, che sono somme stanziate e tutti noi auspichiamo di non corrispondere mai più alla Fradeco, quindi di avere titolo per non dargli nemmeno euro, quelle somme non sono oggi state date. Il punto è quando saranno rese disponibili. La proposta di Grosso in realtà non è la Giunta, non è il Consiglio che può decidere di utilizzare il penale, perché è il dirigente, il deputato al settore, che può legittimamente, su base di valutazioni tecniche molto complesse, decidere che una quota, il 30% dice Grosso, può essere 50, può essere 10. Bisogna fare un'analisi, bisogna fare un'analisi seria, non tirando i numeri. Consiglio comunale a 20 giorni dalle elezioni, bisogna fare un'analisi tecnica seria e dire sì, queste effettivamente possiamo ragionevolmente pensare di non doverle pagare, queste invece magari potenzialmente le lasciamo da parte perché potremmo anche perdere posizione, ci sarà, è molto complessa la cosa. Quindi il problema non è che quelli quando alla fine come pagheremo e faremo l'impossibile per non pagare. Ricordo una vicenda del tutto analoga. Nel caso del depuratore, con l'ABI, abbiamo fatto la stessa identica cosa, ci siamo messi in conflitto con i soggetti gestori, abbiamo già vinto tre ricorsi. Bene, non stiamo rispondendo le somme da loro richieste, paghiamo quello che diciamo noi. La stiamo avendo vinta e i cittadini non si troveranno con le spese di bolletta perché stiamo spendendo meno di quello che ci chiedono. Qua siamo molto avanti, qua siamo molto più indietro come fase. L'incertezza sul poter prendere l'incertezza economica, quando c'è la capisco perfettamente la provocazione e anche l'idea del consigliere Rosso, però è questo il punto, quindi è quando poter fare questo intervento. Peraltro io dico, il tempo che passa non a favore di questa proposta, in una situazione così confusa, con la Fradeco che dal momento all'altro potrebbe ogni giorno, ma sentiamo qualche piccola novità su questo fronte, per cui effettivamente il tempo che passa gioca a favore della possibilità, gli uffici stanno lavorando in tal senso, di poter utilizzare una parte di quelle penali. Ma non potevamo farlo un mese fa quando abbiamo fatto il piano finanziario, non siamo ancora pronti per farlo oggi. Cosa vuol dire? E qui vorrei che fosse chiaro. Faccio una battuta. Io presumo e mi impegnerò personalmente per fare in modo che le tariffe non aumentino. Ma è un impegno che oggi è un impegno morale, ma non è un impegno politico, tantomeno un impegno tecnico, perché non ho ancora le carte sul tavolo per poter sostenere che sarà in grado di farlo. Perché la parte del conferimento di scarica è spiegabilmente distinta per cause indipendenti dalla nostra volontà. E la parte tra detto è molto incerta. Tra l'altro sul conferimento di scarica mi permetto di utilizzare come al solito questo palcoscenico. Per spiegare ai cittadini che devono fare la differenziata più che possono, meglio che possono. Anche se il servizio funziona male, ci vuole un pochino di pazienza in più, ma la dovete fare. Vi faccio notare che anche quando il servizio funzionerà bene, se faremo porta a porta o qualunque tipo di servizio si vada a fare, i cittadini devono sapere che sono loro che devono imparare a fare la differenziata. È comunque una grossa scocciatura. Viene anche la Fradeco di Hollywood, non va in casa della gente a separare la plastica dalla carta dall'organico, lo devono fare i cittadini. Questo che inizino intanto a farlo, perché è la cosa più facile per cominciare a sbagliare subito. Già lo stanno facendo, perché nonostante da tempo la percentuale differenziata è salita molto, può salire ancora parecchio. Quindi altri aggiornamenti, quindi il discorso io presumo, tra l'altro parlando di politichese, io presumo che faremo, consigliere Russo, la bella figura di non aumentare le tasse dopo le elezioni. Così si capirà che non era la forza elettorale. Perché dopo le elezioni? Perché tecnicamente oggi non siamo ancora in grado di fare il caldo. Penso che per me non si essere al 3 giugno di dire, non abbiamo aumentato la tasse. Possibilissimo, potrebbe benissimo succedere questo. Poi, qualche dettaglio, perché se no un pochino da precisare. Un pochino da precisare, allora contratto transitorio, accennato contratto transitorio, vero? Nel momento in cui si risolverà il contratto tra dei, dovremmo fare un contratto transitorio più
PC lo stanno scrivendo, e risparmiamo 100 lire, costerà 100 lire in più. Non lo sappiamo ancora, stiamo lavorando, appena avremo questi fondi, cercheremo ovviamente di risparmiare 100 lire, ma non lo sappiamo ancora. Perché bisogna fare il piano di finanziario da zero. Con il ritiro dalla pratica che ho fatto io da questo palco, si riparte da zero, bisognava ricostruire tutta l'operazione riragionando. Quindi non si può fare a maggio, non si può fare oggi, non si deve rosso, perché ci sono dei passaggi tecnici, non è solo politica, la politica è qualcosa che si racconta a parte, ma fa dentro anche si parte da dei dati oggettivi, si amministra, e amministrare vuol dire prendersi le responsabilità. Io sono quello cattivo, no? Quando io ho parlato dei bambini, c'erano parecchi assessori, io ho spiegato, non fa un dopo, non fa l'altro, io ho detto, io sono quello cattivo che fa pagare le tasse ai vostri genitori. Quindi la parte di quello che voleva fare un medico, signori, è un discorso di responsabilità. Io quando dico ai cittadini che ci sono da fare degli aumenti, l'ho fatto più volte in certe situazioni, lo dico guardandoli negli occhi senza prenderli in giro. Amministrare vuol dire prendersi delle responsabilità. Questo è il suo momento. Peraltro, se poi riusciremo, grazie agli interventi di sensibilizzazione che per certi versi avevo anche pensato, per altri versi, con tutti gli interventi di sensibilizzazione, perché mica servono decenni. La pratica con l'aumento del 4% l'ho portata con assoluta onestà intellettuale, la spiegherei uno per uno ai nostri cittadini, guardandoli negli occhi, perché ho fatto quelle scelte, ma non ho la pretesa di dire che sia la verità assoluta. Quindi se qualcuno mi porta a ripercorrere quei passi con più cautela, lo stiamo facendo. Quindi questo lo stiamo facendo e vedremo dove andiamo a arrivare, ma non possiamo decidere oggi. Poi vorrei correggere qualche piccola falsità, perché sono state dette almeno due falsità. Una falsità che paleva su certe così, sensazioni diffuse, no? È ovvio che si coltiva l'insoddisfazione c'è per colpa dell'amministrazione capace, non credo. L'insoddisfazione c'è perché è un momento storico drammatico, è un momento storico in cui noi ci siamo insediati, andando a prendere delle eredità di una città allo sfascio totale, e quindi l'insoddisfazione noi non siamo ancora stati in grado di rivertire il senso di erogazione, lo capisco, chiedo scusa ai cittadini, non siamo onniscienti, l'ho già detto e vi ripeto. Però c'è da dire questo, che parliamo degli aumenti, io ho fatto degli aumenti qua dentro, ripeto, guardando tutti i cittadini del mio, ho fatto per esempio, ricordo, l'aumento IMU, ma parlando di tari, quando ho sentito dire su una tariffa che era già stata aumentata al massimo, mettiamo ancora il 4%, quella è una falsità oggettiva. Perché la tariffa 2014 della TARI ha complessivamente rispetto al 2013 abbiamo avuto una riduzione del costo totale di circa il 10%, dovuto grazie a cosa? Non al sottoscritto che ha fatto i giochi di soldi, no? Grazie al fatto che nonostante tutto con il servizio tra l'ECO la differenziata è aumentata dal 20-30% al 40%, e grazie quindi ai nostri cittadini che ci hanno consentito nel 2014 di risparmiare. Falso, numero uno, che le tariffe erano già state aumentate al massimo. Non è vero. Dal 2013 al 2014 hanno diminuite complessivamente di un 10%, non solo, erano state calibrate con assoluta attenzione. Perché non è solo un problema di valore assoluto del costo, è un problema di distribuzione fra i vari soggetti, fra le varie categorie. Nel 2014 abbiamo fatto un lavoro di taglio con i miei uffici, che ringrazio, e con tutta la maggioranza, per fare le tariffe più digeribili possibili, andando a guardare situazione per situazione, con un'attenzione certosina, dove e come poter rispettare quel principio del chi indovina paga, pur senza avere purtroppo ancora la possibilità di applicare la tariffa puntuale. Quindi con quella tariffa che qualcuno ha detto aumentava al massimo, forse non poteva capire, ma sono difficili le tasse, le spiego tutte le volte che volete. Quella tariffa non era aumentata, era ridotta, calibrata, ha avuto un risultato importante che invece oggi nel 2014 il 92% dei nostri cittadini ha già pagato spontaneamente le bollette che sono arrivate.
parliamo di questi aumenti viscerali di diritti del 4%, e lo rivendico, non mi lascio sentire, non voglio sentirmi dire che avevo già aumentato le tariffe alimentari a Massimo. Se mi dice la consigliera Bellucci che ha aumentato l'IVA, ma è vero, vero. Lì un 98 x del tempo, la stessa idea. Perfetto, mandate, non facciamo un cambiato per poter dire. Seconda fase adattiva, qualcuno ha detto sempre che la consigliera Bellucci che le tariffe sono già aumentate, perché la giunta ha aumentato le tariffe e quindi sono già aumentate. Bene. Purtroppo, anche se ciò che dico di carattere tecnico, le tariffe, purtroppo, sono sempre quelle cose un po' mi sono spiegato, le tariffe sono di competenza del Consiglio Comunale. Quindi la Giunta non ha approvato le tariffe, ha approvato una proposta di aumento. Non è vero che le tariffe siano aumentate, perché finché il Consiglio Comunale non approva il piano di tariffe proposto dalla Giunta, le tariffe non sono esistenti. Anche lì, sempre perché io dice il due, il testo, l'unico, enti locali. Grazie, assessore. Prego, consiglio di